nuovi spazi di lavoro all'interno del polo tecnologico di Via Marconi a San Nazzaro, al fine di ampliare la rete di imprese già esistenti e favorire la nascita di nuove start-up sul territorio. È questo il progetto che il Comune di San Nazzaro dei Burgondi ha presentato alla Regione nell'ambito del piano di sviluppo delle aree interne, un progetto pensato per combattere lo spopolamento e favorire così il rilancio territoriale nella Bassa Lomellina. Alla rete del polo tecnologico, partito ormai 5 anni fa, hanno aderito circa 20 imprese. Ma la domanda di affiliazione, come spiega il sindaco Roberto Zucca, è in costante aumento, da qui l'esigenza di ampliare gli spazi a disposizione nella sede di Via Marconi. Tutto questo lo faremo qui al Polo Tecnologico, attrezzando delle aree con il top della tecnologia per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, per consentire di fare webinar, di fare workshop e di tutto quello che, diciamo, concerne la nuova tecnologia, perché insomma le aziende si stanno tutte muovendo nella direzione di un mondo digitale. Il progetto del polo tecnologico di San Nazzaro necessita almeno di 800.000 euro per essere finanziato, ma si tratterebbe soltanto della prima fase del piano, che prevede come secondo step l'acquisto di un immobile dismesso in via Erbognetta per realizzare nuovi uffici professionali, centri di ricerca e formazione. E la seconda fase del progetto sarebbe quella di acquistare un'area dismessa che sta proprio qui davanti al polo tecnologico, e quindi tenere un certo collegamento tra le due parti e continuare, e nel momento in cui ce ne fosse richiesta, ma già la richiesta c'è, perché c'è esigenza da parte di aziende importanti di creare anche proprio o dei centri di ricerca o anche solo dei centri formativi, per andare a colmare questo famoso gap di mismatch tra appunto la domanda delle aziende e la formazione da parte di chi dovrebbe andare ad occupare dei posti che in questo momento la formazione non ha. E attraverso anche la nostra scuola Ipsia sicuramente potremo andare a fare ottimi lavori per colmare questo gap.